a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti su Blitz Game e su Rimworld. Oggi proseguiremo la nostra avventura in questo pianeta. Cercheremo di migliorare la situazione, di reclutare il nostro prigioniero. Vediamo un po', allontaniamo gli animali dalla nostra coltivazione. Sperando che Alpin si unisca a noi nel minor tempo possibile, intanto vi spiego cosa è successo off camera. Si sono tamate due mucche, si sono unite a noi, si è tamato automaticamente, se non ricordo male perché è passato un po' da quando sono andato avanti off camera, un dromedario. Ed ho cominciato a costruire la nostra base sotterranea, rifornendola almeno di un minimo di energia tramite il nostro generatore eolico. Il dromedario impazzito. Va bene, allora facciamo una cosa. This game. Tu rimani qua. E lasciamo che il dromedario si calmi un po'. Poi, stava per attaccarsi con litigare con l'altro dromedario, ma vabbè. Ok, allora, stiamo cercando di reclutare Alpin. Non so, ecco, la sua resistenza è a zero. Ehi, non puoi attaccare le mie mucche. Diamo manforte alla mia vacca. Forza, dromedario, schiattini. Hola. Ok, perfetto. Nessun cibo utilizzabile. Ah. Vabbè, com'è messa a livello di salute? Va bene, dai. Va bene, va bene, va bene. Dunque, facciamo una cosa che dovrebbe servire. Il giaciglio per animali. E lo farei tipo qui. Ok. Lasciamolo riposare il nostro Blitz Game. Dunque, estrazione ce l'ha a livello 7, agricoltura è a livello 5, quasi 6. Va bene. Va bene, va bene. Tanto c'è la selvaggia che è arrivata off camera che ogni tanto ci mangia qualcosina. Sto maledetto dromedario che non abbiamo ancora tamato, che fa la stessa cosa. Ci conviene a questo punto addomesticarlo. Purtroppo non possiamo ancora addomesticare Nemor, perché ci serve il livello 6 con gli animali e non ce l'abbiamo ancora. Siamo riusciti a reclutare Alpin. Dunque, la fazione si chiamerà Blitzer. E l'insediamento Blitzworld. No, Blitz City. O Blitzland, non lo so. Facciamo Blitz City, dai. Ok. Ok,
Dobbiamo assegnare il lavoro alla nuova recluta. Ok, niente guardia. Qui togliamo quello ai prigionieri. Definiamo il proprietario che sarà Alpin. Poi vediamo un po', vabbè, facciamo due, caccia uno e gli diamo la clava. Poi la forgia, facciamo uno, sartoria per ora niente, artigianato, trasporto e pulizia uno. Bene, smantelliamo questo. Vediamo un po' la biografia di Alpin. Psichicamente limitato, bello. Comunque non è un problema. Corridore, velocità di movimento più 0,40, il che non va male. Grilletto facile. Bene, 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 bene. Purtroppo non ho un'arma da fuoco da assegnargli per il momento, ma rimedieremo il prima possibile. Allora, espandi zona, la riespandiamo qui. Poi eliminiamo questo, avviso. A lui dovrebbe essere salita l'agricoltura, sì, infatti. Bene, benissimo. Allora, la prima cosa da fare è trasferire questi letti qui, letti, giacigli per modo di dire, ecco anche quello. Tac e tac. Molto bene, poi questo lo assegniamo a Blitzgame, questo lo assegniamo a Alpin, così iniziamo a trasferirli già nella struttura che stiamo creando per loro. È un zio psichico, ci mancava solo questo. Va bene. Allora. Ok, c'è un raid. Va bene, va bene. Non credo che attacchi subito. No, infatti. Bene, allora, tac, e lo aspettiamo qui. Prendilo, sì, bravissimo, bravissimo Blitz Game, bravissimo. Ok, due, dai. Oh, ok, perfetto. Spogliamolo, autorizziamo a recuperare quello, il coltello lì, perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Allora, qui per costruirlo cosa serve? Che non mi ricordo. Abilità di costruzione richiesta 5. Uno dei due ce l'ha. Costruzione 4, costruzione 3. Vabbè, dobbiamo
Dobbiamo fargli salire il livello di costruzione. Direi di farlo fare a Blitzgame. Allora, quindi lavoro, costruzione. Ok. Agricoltura lo facciamo fare ad Alpin. Lo scavo lo fanno tutte e due. Taglio pianta lo possono fare tutte e due. Ok, quindi costruzione, cosa possiamo fargli costruire? Ah, giusto, gli facciamo sistemare il pavimento, non è un problema. Tac, e bene. Dovrebbe salire abbastanza velocemente la costruzione. No, scherzavo, comunque sale, pian piano sale. Molto ma molto ma molto ma molto bene. Questi possiamo smantellarli. Una capsula di trasporto, dov'è? Qua. Gelatina di insetto. Qui era spuntata dell'ambrosia che possiamo harvestare. Ok, perfetto. Non mi ricordo cosa serviva l'ambrosia, però penso che se si può harvestare sia commestibile. Credo di sì. Ok, buono. Buono. Allora, questi due qua stanno dormendo, bei beati e pacifici. Non rimane che attendere che costruiscano tutto, finiscano di costruire il tutto. Dopodiché sposteremo tutto all'interno qui. Allora, qui verrà fatta la dispensa del cibo refrigerata. Qui ci sarà l'infermeria, qui ci saranno le prime due stanze da letto, qui ci sarà la sala mensa barra cucina. Poi pian piano ci espanderemo, tanto di spazio ne abbiamo più che a sufficienza, diciamo. Intanto a lui dovrebbe crescere l'agricoltura, bene. Mentre Blitzgame, quali sono le tue necessità, scusa? Perché c'hai l'umore a terra? Perché esteticamente è tutta una cacca. Capisco. Capisco che sia tutta una cacca e che il comfort sia proprio minimo. Allora, questi possiamo cominciare a reinstallarli in altro luogo. Ok. Perfetto. E perfetto. Mercanti. Chi è che ha la socialità più alta? Diplomazia zero. Bello. Questo qua ha 4, quindi toccherà Blitzgame. Scusate, arriva il commerciante. Allora, ci possono vendere gli elefanti e non ce ne facciamo assolutamente nulla. Di nulla, di nulla, di nulla. Dunque, intelligenza avanzato.
No. Uso banda larga, no, decisamente non ci serve nulla di tutto questo. Assolutamente. Niente, posto così. Il nostro blitz game torna a costruire. Buona. Va bene, lo stesso. Adesso che abbiamo due omini dovremmo anche andare un pochino, ma proprio un pochino più spediti, mica tanto. È che ci si accontenta, diciamo così. Bene, 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 bene. Cioè no, però. Forza. Cosa sta facendo? Spiana il terreno, buono. Vediamo. Perfetto, dai, pian piano sale. La nebbia agli articoli più vicinando sale. Allora. Ah, ci hanno lasciato giù 113 di argento come regalo. Not bad. Not bad. Qui c'è sempre l'umore sotto i piedi. Bagnato fradicio, e vabbè. Facciamo così. Allora, questo lo spostiamo. Per il momento lo spostiamo qua, dai. Così non ci sono più di balle. E non si bagna più per andare a giocare coi ferri di cavallo. Sto mentecatto. Forza, dai, te come. Vabbè. Sapevo che sarebbe successo che avrebbe dato giù di testa. È una cosa che si risolve veloce. E anche se fa del danno, poi lo deve riparare, quindi sale comunque di livello la sua skill di costruzione. Si è calmato un attimo. Adesso dovrebbe salire l'umore, visto che la catarsi ti dà 40 punti in positivo. Presto ci faremo anche degli abiti nuovi, così sei contento anche te e non rompi più le palle. Poi cos'altro ti serve? Ambiente sgradevole, adesso lo sistemeremo. Dormito a terra, vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Tu? Tu stai facendo? Stai ancora raccogliendo? Cioè, ci sono momenti in cui non hai di cibo, altri momenti in cui hai cibo da buttare nel cesso. Capisco il surplus, ma mettilo via. Se no lo mangiano gli animali, cioè. Comunque, va bene, va bene, va bene. Stiamo procedendo sempre meglio. Tu? Come stai andando allora? Dai, siamo quasi a livello 5. Bene, dai.
nel giro di un giorno o due, un giorno più che altro, dovrebbe riuscire a costruirci il refrigeratore. Poi dobbiamo costruirci la porta, ma non abbiamo materiali. Allora, internamente le porte si possono fare di legno. I think. Allora, smantelliamo questa, smantelliamo questa. Smantelliamo questo. Facciamo copia parametri, espandi zona e poi incolla parametri. Dopodiché eliminiamo quest'area. Buono. E attendiamo che il nostro signorino costruisca il refrigeratore e la porta. Ecco, dai, ma no, ma non ci posso credere. Sei proprio grammo, cioè, non ci siamo. Oh là, refrigeratore. Ok, scusa, ma se mi prioritizzi la porta, ok, perfetto. Allora, boh, meno 20 dovrebbe essere sufficiente. Teoricamente. Poi, zona. Ok. Tanto per gradire facciamo così. E poi così. Ok. Ah, bene, 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 bene. Allora, poi costruisci coppia. Mobilio e facciamo una lampada qui. Poi ne facciamo una qui. Poi ne faremo una qui avanti. E pian piano renderemo più confortevole, scusate se storpio le parole, sono un po' stanco. L'ambiente. Intanto per oggi è tutto. Noi ci ribecchiamo al prossimo episodio. Se avete suggerimenti, commenti, scriveteli anche per migliorare il canale possibilmente. E noi ci vediamo nella prossima partita, nel prossimo gameplay. Ciao a tutti, ragazzi.